È stato inaugurato stamani il Porto Marina di Francavilla, un evento in concomitanza con la kermesse sul mondo del mare e della mobilità sostenibile. Il gestore Marino Masiero descrive l'opera fornendo anche numeri, dati e parlando del futuro della infrastruttura. Il porto ha una capienza abbastanza contenuta, sono 95 posti barca, arriveremo attraverso il comune, noi gestiamo per conto del comune, a 140 posti barca l'anno prossimo con l'installazione dei pontili galleggianti. Il porto è piccolo ma è un gioiello, si presta a fare attività sportiva di tutti i tipi, siamo partiti da questo tipo di concetto e lo stiamo sviluppando. Abbiamo quattro associazioni sportive di volontariato, quindi assolutamente in stile popolare. Il porto è un porto aperto e questo è quello che conta di questo porto ai giovani e alle famiglie che vogliono passare del tempo libero con delle discipline sportive importanti. È un porto in centro cittadino, questa potrebbe essere la Portofino dell'Adriatico. Il porto si presta assolutamente a diventare un punto di riferimento per non solo la nautica, per tutti coloro che vogliono fare una passeggiata, vivere un momento di relax. Io penso a strutture leggere, vetro, acciaio e tende, tutto intorno ai bracci del porto, un po' quello che vedete oggi nella disposizione di questa prima rassegna. Questa è una prima rassegna, abbiamo tante iniziative, è un'esperienza che porto qui da Chioggia, dove siamo arrivati alla decima edizione e facciamo 12.000 presenze in 2 giorni. Credo che il 2022 sarà sicuramente un successo. Quindi sarà teatro anche di diverse iniziative. Guardi, il porto per la sua conformazione è di fatto un'arena sull'acqua del mare. Voi vedrete da questa mattina in poi show acquatici, gare di vario genere, una pattuglia acrobatica di jet ski, quindi queste moto d'acqua che fanno evoluzioni straordinarie. Questo di fatto è un parterre sull'acqua per fare show.